Cari amici, oggi voglio parlarvi di Ugo Gatti, mitico portiere degli anni 60, 70 e 80, il portiere più folle della storia del calcio. Eccolo qua, capelli al vento, immancabile fascia alla Tarzan, inconfondibile già dal look. Rimarrete stupiti dalle sue pazzie, ma anche dalla sua classe e dalle sue vittorie. Fidatevi. Per esempio, come dimenticare quando in un Russia-Argentina giocato nel giro di Mosca si mise della vodka nella borraccia? E per la cronaca Ugo giocò una gara strepitosa. O quella volta che annoiato perché gli avversari non attaccavano mai si arrampicò per sedersi fino alla traversa della porta? Ma Ugo aveva modo di distinguersi in tante altre cose. Nelle partitelle d'allenamento non faceva il portiere, ma la punta, perché, diceva, è il modo migliore per capire come si muovono e cosa pensano gli attaccanti. Nelle partite di campionato, invece, giocava sempre con i calzettoni giù e senza parastinchi. Leggendarie divennero anche le sue interviste ai giornalisti, che rilasciava mentre correva in allenamento o mentre eseguiva una lunga serie di addominali. Nella storia è anche un mitologico sfottò rivolto a Maradona nel 1980, quando Diego giocava nell'Argentinos Juniors. «Oh, gordito!» disse Ugo Gatti a Maradona. «Oggi tu non mi segni neanche se torna Gesù Cristo in persona sulla terra». Beh, come sappiamo, Gesù Cristo quel giorno sulla terra non tornò, ma Maradona si vendicò segnando 4 reti a Ugo Gatti, esattamente come gli aveva promesso all'inizio della partita. Il Pieve d'Oro e Gatti si trovarono poi insieme al Boca l'anno successivo e divennero grandi amici per tutta la vita. Ma la pazzia più grande risale al 1973. Ugo giocava contro il Boca da avversario. E sapete cosa fece? Davanti a tutto lo stadio si tolse la maglia della sua squadra e mostrò una t-shirt proprio del Boca. Ovviamente scoppiò un putiferio, polemiche pazzesche, ma Ugo se ne fregò, era tifoso del Boca e voleva gridarlo al mondo. Anzi, proprio al Boca Junior Ugo dimostrò di essere un vero campione. Acquistato nel 76, rimase titolare della squadra fino all'incredibile età di 44 anni, stabilendo il record di presenze con la maglia del Boca, 548, quello del campionato argentino, 755, ed anche il record di rigori parati, 26, specialità nella quale eccelleva. Vinse da titolare 3 campionati, 2 Libertadores e la Coppa Intercontinentale, l'attuale mondiale per club, compiendo spesso miracoli e prodezze spettacolari. La più celebre andò in scena in una partita decisiva per il vittorioso campionato del 1981, quando Gatti uscì dall'area, palla al piede, scartò tra avversari e fornì l'assist vincente all'attaccante della sua squadra. Insomma, Ugo seppe unire come pochi locura e bravura. Chi l'avrebbe detto all'inizio del video, eh? Ma Ugo Gatti era nato per sorprendere.